Buonasera. Bentornata. Buonasera, professoressa. Economista, insegna all'Università di Torino, ex ministro del lavoro e della previdenza sociale, firmataria naturalmente la più potente riforma delle pensioni che ci sia stata, e si parla ovviamente di pensioni, anzi di andare in pensione prima prendendo un prestito da una banca. La nuova misura in via di approvazione dal governo, Silvia Ciuffolini. Avrei voglia già da diverso tempo di andare in pensione, ma purtroppo ancora non mi è possibile. Per Roberto una possibilità ci sarebbe. Il governo sta mettendo a punto l'APE, l'anticipo pensionistico, che permetterebbe a quelli a cui mancano fino a 3 anni e 7 mesi alla pensione di fermarsi prima, chiedendo un prestito alla banca da restituire in 20 anni. Il dipendente farà la richiesta all'INPS. Il mutuo verrà concesso previa assicurazione contro il rischio di interruzione della restituzione. Una volta che arriva all'INPS, l'INPS metterà a disposizione mensilmente le somme al lavoratore. Poi il lavoratore, quando raggiungerà il diritto alla pensione, l'INPS erogherà la pensione vera e propria, ma andrà a trattenere la restituzione del prestito per 20 anni. O è la banca che non compare, o compare l'INPS, a me spariscono i soldi dalla pensione. In realtà sono soldi che io userei meglio per andare a cena con mia moglie, con la mia famiglia, i miei nipoti. E già, perché se Roberto accettasse il prestito sulla sua pensione netta di 1.400 euro pagherebbe una rata di oltre 370. Netto alla fine, che rimarrà a disposizione per 20 anni, è di 1.083 euro, quindi il 26% in meno. Così c'è poca convenienza. Allora, professoressa, cominciamo dal principio. Secondo lei è giusto andare in pensione prima pagandolo di tasca propria? Dunque, intanto questo non è un pensionamento anticipato, quindi non è una controriforma. Sulle pensioni basse la collettività mette dei soldi propri. Sulle pensioni non basse, diciamo da 1.500 lorde in su, è il lavoratore stesso che, accedendo a questo prestito, dovrà farsi carico della sua restituzione. Io credo che in linea di massima sia una flessibilità che è concessa, ma che sia anche giusto che non sia sempre la collettività a pagare queste scelte. Una e nota, bisogna dirlo, perché quando si paga la collettività o aumentano le tasse o aumenta il debito. Allora andiamo a vedere chi ci guadagna. Silvia Ciuffolini. Qualcosa subito, pagando qualcosina, ecco, dipende, sono comunque 3 anni di vita. È un business? Secondo me è una fregatura. L'anno prossimo ci sarà l'APE, che permetterà di lasciare il lavoro da 63 anni con un prestito da restituire alle banche in 20 anni. E siccome 20 anni sono lunghi, c'è bisogno anche di un'assicurazione. Alla banca conviene, perché è un nuovo mercato di prestito che ha una supervisione anche da parte dello Stato. Oltre al ruolo delle banche, ci sarà anche il ruolo delle assicurazioni, che sarà quello di coprire il rischio di interruzione della restituzione del capitale, e il loro costo dovrebbe aggirarsi tra il 2 e il 3% del capitale assicurato. E ai pensionandi conviene? Beh, l'APE sicuramente converrà alle fasce quelle più disagiate, quelle per le quali gli oneri se ne farà carico direttamente lo Stato. Certamente potrebbe interessare anche alle fasce molto alte di reddito, e non converrà certamente alle fasce intermedie, perché per effetto delle trattenute APE avranno un netto molto basso. Con tutto quello che paghiamo adesso dobbiamo pagare ancora, tanto le pensioni non esisteranno più. Allora, qua infatti il dubbio viene, molti parlano di regalo alle banche, alcuni dicono i premi alle assicurazioni saranno altissimi. Lei su questo che idea si è fatta? Le chiedo di essere fulminea, perché poi le faccio vedere un altro aspetto di questa riforma. Io credo che la misura non sia pensata per fare un regalo alle banche. Se è ben congegnata, le banche possono offrire questo servizio, e così anche le assicurazioni, praticamente al costo, quindi senza guadagnarci. Se invece fosse fatta per dare un qualche aiuto alle banche, allora sarebbe una pessima misura. Senta, è vero che conviene solo ai più poveri e ai più ricchi, mentre a tutta la enorme fascia grigia che c'è in mezzo non conviene? Anche qui risposta flash. Di solito quelli che hanno redditi alti hanno anche un lavoro che amano e quindi non lo vogliono mai lasciare.
quindi che convenga, non si tratta di persone che fanno uno stretto calcolo di convenienza, le persone intermedie sono magari persone a cui non conviene, però dobbiamo sempre ricordarci che se non facciamo pagare loro l'anticipo pensionistico, finisce per pagarlo qualcun altro a cui stiamo togliendo qualcosa. E magari si tratta di una persona più povera di quella che tuteliamo. È sempre un problema di scelte. Le persone vi faccio vedere disagiate il tema. Hanno qui un aiuto. Prego, concluda, concluda. Ed è meritato. Il problema è sempre le risorse disponibili, a chi darle e a chi no, e in quali ingiustizie intervenire. Il governo ha promesso di aumentare anche le minime. Attenzione però, perché le minime non sono tutte uguali. E Gilde Verì. Fa presto a dire minima, perché qualche volta anche la pensione bassa non è del tutto meritata. È certamente meritata se è stata sempre fedele la dichiarazione dei redditi. E cioè, siccome la pensione minima è legata al reddito dichiarato, se vado posso prenderla lo stesso. Questo quando in pensione ci sono già andato, ma a volte la frode avviene prima. Se una persona durante la sua vita lavorativa ha lavorato in nero e quindi ha percepito delle somme senza versamento dei contributi, anche questa situazione potrebbe comportare l'erogazione di un'integrazione della pensione minima non giustificata dalla storia lavorativa di quell'individuo. E poi ci sono gli assegni sociali. Qui la strategia è il classico prendi il malloppo e scappa, perché per percepirli ci vuole la residenza in Italia. E invece può succedere che il soggetto risulta formalmente presente sul territorio dello Stato, ma di fatto e realmente si trova in uno Stato estero. Tra il 2015 e il 2016 abbiamo scoperto 1200 assegni sociali falsi. Allora, professoressa, qua la critica è: qua stiamo tornando agli 80 euro, si danno soldi per creare consenso, ma in realtà si danno senza discernimento e vanno a premiare anche molti evasori e gente che povera non è. Credo che sia difficile rifiutare questa critica. È ovvio che il governo ha bisogno di aumentare il proprio consenso, c'è un appuntamento molto importante per il governo che è il referendum. E queste misure, che potremmo definire, se fossero ben congegnate, misure di tipo assistenziale e quindi come tali assolutamente accettabili, anzi un dovere da parte di uno Stato che vuole aiutare le persone più disagiate, finiscono però per andare un po' a pioggia e quindi per rappresentare in molti casi degli sprechi. Allora, e sotto questo profilo professoressa, possa essere criticata. Sprechi e ingiustizia, ha visto che già sta arrivando e la sta già ascoltando, sì, il suo interlocutore, ma prima di farlo entrare, che sarà Maurizio Landini, prima di farlo entrare, buonasera Landini, ma deve ancora ascoltare un pochino la professoressa. Le faccio vedere altre ingiustizie. Si parla di privilegi, di chi se li tiene stretti. Emanuela Pendola. Vitalizio no, vitalizio sì, come nel caso di Fernando D'Amata, ex consigliere regionale del Lazio. Per quante consigliature? Due legislature, dall'85 al 90 fino al 95. Ho fatto 10 anni, quindi praticamente prendevo 5.300 euro di vitalizi netti. I vitalizi regionali erogati sono in tutto 3.200 per una spesa di circa 170 milioni all'anno. D'Amata, con soli 10 anni di contributi, si è conquistato una bella rendita. Facciamo un calcolo: 5.300 euro al mese per 20 anni significa 1.272.000 euro. E non è che è giusto o non è giusto. Io lo ritengo giusto perché me lo assegnava la legge. La legge però ha anche deciso di dare una piccola sforbiciata a tutti i vitalizi e quello di D'Amata è passato da 5.300 a 4.000 euro. Lui e altri 77 ex consiglieri del Lazio hanno fatto ricorso. Il suo vitalizio lei lo difende? Io lo difendo come ogni persona difende i propri diritti. Io voglio riavere da Zingaretti i soldi che mi ha tolto. Arbitrariamente. Allora, immagino l'applauso sia a chi li ha tolti i privilegi, però
Da quando lei era ministro, professoressa, ha visto dei cambiamenti in questo campo? Non molti e non nel senso desiderabile. Io parto dal principio che nessuno è obbligato a tenersi un privilegio e anche se le leggi lo consentono ci sono meccanismi per evitarle. E qualche volta magari da presidenti di regione, abbiamo avuto dei casi, si può anche dire no, il mio vitalizio è eccessivo e quindi io ci rinuncio. Io credo che sia vedere. Prego Maurizio fare. Landini, è teoricamente possibile, non credo sia probabile. Prego Landini, si accomoda, gli faccio vedere un altro servizio e poi vediamo se la pensate allo stesso modo. Ci sono dei contributi di solidarietà, cioè i più ricchi dovranno dare qualcosa. Stanno per scomparire. Silvia Ciuffolini. Lei paga il contributo di solidarietà? Io pago il contributo di solidarietà, l'ho pagato nel 2014, nel 2015, lo pagherò nel 2016 e sono 590 euro per ciascun anno. Dopodiché dovrebbe cessare. Il condizionale è sempre d'obbligo, ma questa volta il governo sembra davvero intenzionato a bloccare il contributo di solidarietà. Significa quindi che dal 2017 quelli come Sergio, ex dirigente di banca, con una pensione superiore ai 90.000 euro annui, non subiranno più prelievi dai loro assegni. Non è un sacrificio pagarlo. So che questa dichiarazione non sarà molto popolare tra alcuni miei colleghi, però ritengo che sia sopportabile senza difficoltà, anche perché credo che sia necessario aiutare chi ha più bisogno. Il governo del resto ha dalla sua la sentenza della Corte Costituzionale che ha definito legittimo il contributo di solidarietà solo in via eccezionale. È chiaro che nel caso di un'eventuale reiterazione dello stesso strumento, dello stesso contributo, il rischio di una valutazione di incostituzionalità esiste. Immagino che la discussione in seno alla Corte Costituzionale sarà una discussione piuttosto accesa. Maurizio Landini vuole fare una domanda alla professoressa Fornero. Domande particolari non ne ho. Come noto considero che... Ma io posso fare una considerazione? Certo. Prima della domanda? Prego, volevo sottolineare al pubblico la differente dignità tra le due persone intervistate prima. Quella del consigliere notata, regionale, sì, e quella del dirigente di banca. Giusta annotazione, ma allora, forse va sottolineata. Allora la faccio io una domanda a lei. Il punto sulle pensioni non è solo la compatibilità con i conti, ma anche il senso di giustizia che le persone sentono, è così? Assolutamente sì, perché una delle critiche che noi come sindacato abbiamo fatto anche ai provvedimenti che a suo tempo il governo Monti prese quando la signora Fornero era ministro, era proprio quello che fare regole uguali quando le condizioni sono diseguali si fa un grave errore, perché quando ad esempio si dice che l'età pensionabile diventa per tutti di 67 anni e prosegue senza tener conto del lavoro che le persone fanno si fa un grande errore. Professoressa. Landini sa che noi abbiamo consentito, e questo è una regola generale, il cosiddetto pensionamento anticipato, non si chiama più pensione di anzianità, però le pensioni anticipate sono ancora possibili. Io comunque concordo con lui sul principio, credo che definire certi lavori usuranti e concedere alcune eccezioni relativamente all'età di pensionamento per certi tipi di attività, questo sia doveroso. Il fatto è che noi abbiamo fatto la riforma, e questo Landini lo sa bene, in 20 giorni e in condizioni critiche per il Paese. E quindi diciamo che aggiustamenti a posteriori si possono fare, il principio però è sacrosanto. Una persona che lavora in banca o presso una compagnia d'assicurazioni, per parlare di soggetti dei quali parlavamo prima, certamente non si sacrifica nello stesso modo di una persona che lavora, allora, alla catena di montaggio. Maurizio Landini, l'attualità è che in qualche modo il governo prende atto di quello che sta dicendo sia lei che la Fornero e dice
Abbiamo inventato una soluzione, prendi un prestito e vai in pensione prima, come hanno reagito alcuni dei lavoratori che abbiamo sentito, Emanuela Pendola, e poi si confronta con la professoressa. Emanuela Pendola. È da quando è morto mio marito che ho la reversibilità, 560 euro. La spesa, l'assicurazione della macchinina quando arriva, un pochetto di benzina perché è sempre solo qui intorno. Ecco, bastano le poche spese della quotidianità e la pensione di Maria è finita. Per arrotondare si è arrangiata facendo piccoli lavori di sartoria. Ma attenzione, perché in alcuni casi il pensionato che lavora vede ridursi il suo assegno. Per esempio, nel caso della pensione di reversibilità, il coniuge superstite potrà avere delle riduzioni nella misura del 25%, del 40% o addirittura del 50% nel momento in cui inizierà a superare una soglia all'incirca di 19.500 euro annui. Chi ha invece una classica pensione e lavora dovrà comunque cumulare i redditi e le tasse aumenteranno. Ma cosa succederà a chi intende usufruire dell'APE, il prestito che permette di anticipare la pensione? Il lavoratore che intenderà beneficiare del pensionamento anticipato e quindi dell'APE, certamente all'atto della domanda non avrà, dovrà cessare il rapporto di lavoro, non dovrà avere un rapporto di lavoro in essere. Successivamente si ritiene che, in base alle notizie che abbiamo oggi a nostra disposizione, che il lavoratore possa continuare a lavorare. Allora, Landini, dice la professoressa Fornero, ha il pregio questa misura di non pesare soprattutto sui conti pubblici, perché se pesa sui conti pubblici va a togliere qualcosa a qualcuno. Quindi chi vuole la fa, chi non vuole non la fa. Lei piace questa misura? No, io penso che sia una cosa sbagliata, anche perché io penso che ci sia bisogno di cambiare quella che è stata chiamata la legge Fornero. Soprattutto proprio per se il sistema è contributivo, c'è una contraddizione di fondo. Non si può dire che c'è un sistema contributivo e poi metti un tetto d'età sotto il quale non puoi andare. Le due cose assieme non ti stanno. In più mi permetto di dire che un sistema puramente contributivo io considero che non stia in piedi, perché il sistema pensionistico o è solidale o non è. Poi se bisogna cambiare delle cose e trovare delle forme di solidarietà per combattere anche delle disfunzioni, dai vitalizi alle pensioni più alte, io sono per fare questa discussione. Ma io faccio un esempio. Se un lavoratore ha lavorato 42 o 43 anni e ha versato contributi, che lui per andare in pensione debba chiedere un prestito alla banca, io la dico in italiano, la trovo una follia. Perché? Perché questo lo trovo anche sbagliato su un punto. Perché sa cosa succede? Che la gente pensa che a quel punto lì stare dentro all'INPS o in un sistema collettivo non serve a nulla, perché molti ti dicono: se così dammi i miei contributi prima e vedo io come arrendarmi. Questa cosa è sbagliata. Sentiamo la professoressa, proprio un e poi errore torniamo di fondo che io credo che stia avvenendo. Prego, professoressa. Ci sono due osservazioni che vorrei fare. La prima è che il prestito per i redditi bassi, per le pensioni basse, dovrebbe non costare e quindi si tratta di un aiuto che viene dato a questi pensionati, che sono probabilmente i pensionati ai quali Landini faceva riferimento prima quando si riferiva alle carriere più difficili. La seconda cosa, non ne abbiamo parlato, ma mi pare che il governo abbia anche in mente qualcosa sui lavoratori precoci. I lavoratori precoci, secondo me, meritano una considerazione, perché chi ha cominciato a lavorare in età molto giovane e ha lavorato può avere diritto, per esempio, a quello che viene oggi definito lo sconto contributivo. Landini. Terza osservazione, prego, che voglio aggiungere è che io sono pienamente d'accordo con Landini sulla solidarietà, però si può fare anche nel metodo contributivo in maniera trasparente, per esempio pagando i contributi sociali per chi è disoccupato o per chi svolge lavori di cura attraverso la tassazione. Invece il metodo di prima non era solidale, ma consentiva tutti quei privilegi dei quali abbiamo parlato, allora, prima. Landini, quindi attenzione, replica, la solidarietà è una buona cosa, ma quando nasconde privilegi non va. Allora,
Vi faccio vedere come sta funzionando intanto i primi tentativi di partire. Io credo che i privilegi, la riforma che è stata fatta, non li ha tolti, perché è stato un elemento di alzamento dell'età pensionabile secco per tutti, perché tra le altre cose c'era da fare cassa e si è deciso di fare cassa. Dopodiché, quello che io dico, io non sto dicendo che bisognava lasciare le cose come erano, penso che ci sono delle cose che vanno modificate e cambiate. Il punto su cui io insisto, certo, se il governo fa un provvedimento che affronta anche il problema dei lavoratori precoci, chi è contrario? Lo stiamo chiedendo, così come se rivaluta le quattordicesime e le estende, chi è che è contrario? Lo stiamo chiedendo. Il punto che noi chiediamo è la possibilità che si apra davvero un percorso di riforma delle pensioni, perché c'è un altro tema, c'è il problema dei giovani. Un sistema puramente contributivo ammazza la pensione pubblica e non dà alcuna prospettiva per i giovani. Ci sono degli esperimenti già in corso, Landini. Faccio vedere un esperimento e poi ripartiamo. E mandare in pensione, abbassare l'età pensionabile, vuol dire creare anche dei nuovi posti di lavoro, perché oggi i giovani sono disoccupati. Ora ne parliamo, le faccio vedere i tentativi. Che sarebbe utile riflettere, capisci? Part time agevolato, Silvia Ciuffolini, e poi torniamo da voi. Qualcuno dei suoi dipendenti le ha chiesto il part-time agevolato? Sì, mi è stato chiesto dalla nostra responsabile del personale, in amicizia, per accontentarla io sono disposto a farlo. Quindi lo farà più per farle un favore? Assolutamente sì, è un costo per l'azienda e il vantaggio è solo per il dipendente. E se un datore di lavoro ti fa il favore, la maggior parte invece dice no al part-time agevolato, la misura del governo che permette ai dipendenti vicini alla pensione di ridurre l'orario di lavoro in accordo con l'azienda che sostiene quasi tutti i costi. Secondo il rapporto dell'INPS, infatti, nei primi 20 giorni di giugno, su 238 domande presentate, meno di un terzo sono state accolte. È anche presto forse per dirlo, però era un flop preannunciato. Qui abbiamo fatto un'ipotesi di un lavoratore che chiede una riduzione dell'orario di lavoro nella misura del 50%, quindi da 40 ore a 20 ore settimanali. A 40 ore percepisce 1.373 euro, a 20 ore 1.009 euro. Insomma, l'orario di lavoro si riduce, mentre lo stipendio subisce solo una lieve diminuzione. E anche la pensione del lavoratore resterà invariata, perché ci penserà lo Stato a versare i contributi mancanti all'INPS. Al dipendente piace, a noi non piace, e quindi si potrebbero creare anche delle tensioni. Allora, professoressa, alla fine il tema sembra essere sempre quello: se la cassa pubblica mette il denaro, la cosa funziona, se non lo mette, no. E Landini diceva, qual è il rapporto tra il far rimanere al lavoro i più vecchi e riuscire a far entrare i più giovani nel mercato del lavoro? Prego, professoressa, poi Landini. Io lo dico in maniera molto pacata a Landini e anche agli ascoltatori. La ricetta del mandare in pensione le persone a età giovani, tra l'altro con pensioni basse che dopo 20 anni sono troppo basse e quindi richiedono interventi, non ha funzionato. In tutti questi anni passati è stata la politica principale che è stata usata. Questo è una falsa illusione, quindi noi dobbiamo domandarci, e con Landini avevamo anche fatto dei ragionamenti, come il lavoro, il mercato del lavoro, questo brutto termine che sicuramente non gli piace, possa essere invece inclusivo, cioè avere dentro i giovani, le donne e anche i lavoratori anziani. La logica del vai fuori tu che entro io è una logica fallimentare. Noi Landini, dobbiamo occuparci del lavoro dei giovani, non dicendo mando in pensione te. Noi non abbiamo mai chiesto che dopo 20 anni di lavoro si possa andare in pensione. Anzi, quando c'erano le famose pensioni 19 anni, 6 mesi, vorrei ricordare che pur con ritardo, nel 1995 fu il sindacato che insieme al governo fece una riforma proprio per fare regole e togliere quelli che erano privilegi non più sopportabili. Ci siamo? Quindi io non difendo quella roba lì. Io dico però che dopo 40 anni di lavoro, 41, e insisto, i lavori non sono tutti uguali. Io non sto pensando solo alla catena di montaggio, perché uno che guida l'autobus, uno che fa l'infermiera, uno o una che lavora con i bambini e che fa... Sono il lavori... Il benzinaio di notte sull'autostrada. Quello che, certo, sto dicendo, ci sono una serie di lavori che hanno la caratteristica che non reggono quelle persone lì fino a 67 anni. E da un certo punto di vista credo che nessuno di noi
vorrebbe avere o l'insegnante del proprio figlio bambino che va a scuola di 67 anni o trovarsi in un ospedale con un'infermiera di 67 anni. Credo, è chiaro, questo, allora, è chiaro, questo elemento qui. Allora io dico, siccome si è introdotto anche la professoressa, mi pare fosse d'accordo. Allora però non hanno fatto regole uguali per tutti, perché con l'idea che aumenta l'aspettativa di vita si è alzata l'età pensionabile, ma se la vogliamo anche qui dire in italiano, l'aspettativa di vita dipende dal lavoro che fai. Certo. Uno che fa un lavoro manifatturiero vive meno di uno che non lo fa. Allora, professoressa, e su questo punto io invece continuo a pensare che accompagnare, io non sono contrario ai part-time o a forme che accompagnino chi è vicino alla pensione andare in pensione e sostituire o accompagnare questo con l'ingresso di giovani per trasmettere anche esperienza, che è una cosa che oggi non si fa e vuol dire perdere delle competenze. Ma un processo di questa natura c'è. Se io allungo l'età pensionabile, e i dati sull'occupazione lo dicono, perché è aumentata l'occupazione, dicono tutti, oltre i 50 anni, per forza debbono continuare a lavorare anche quelli di 60 e non a caso è aumentata la disoccupazione giovanile. Questi sono dati che abbiamo sotto gli occhi tutti. Prego, professoressa, se può una replica veloce, perché vi voglio far vedere un ultimo capitolo della politica economica del governo, quello dei bonus. Professoressa. Molto brevemente, la flessibilità è una buona cosa e Landini sa che la riforma nostra consente la flessibilità tra l'età 57 e l'età 63 spostabili in avanti quando ciascuno si paga la propria pensione, cioè quando il metodo è contributivo. Purtroppo noi stiamo come collettività pagando questa pesante eredità di distorsioni e di privilegi del passato, per cui fatte salve certe categorie di lavori usuranti, oggi chi va in pensione giovane lo fa a spese magari di quegli stessi giovani che si vogliono tutelare a parole. Questo è un problema grande che in qualche misura viene anche ammesso da chi governa, perché vengono pensati degli sconti contributivi per le partite IVA, appunto, i più giovani. Silvia Ciuffolini. Il lavoro d'archeologo è un lavoro da libero professionista, in questi anni quindi è veramente il precariato più assoluto. Alle partite IVA come Valeria, il governo dovrebbe fare uno sconto sui contributi, riducendo l'aliquota complessiva di quasi un punto e mezzo, dal 27,72 al 26,25. Noi oggi non riusciamo a far fronte a una quota così alta, per cui si preferisce pensare a mettere da parte qualche lira oggi e poi il domani si vedrà. Ma che comporta l'abbassamento dell'aliquota sul reddito annuo di 25.000 euro come quello di Valeria? Il risparmio sui contributi è di 370 euro l'anno. Vero anche però che riducendosi l'aliquota per finanziare la pensione, questo lavoratore avrà in meno 1.000 euro l'anno di pensione. Attenzione, questo farà sì che la sua pensione sarà molto simile all'assegno sociale. Insomma, meglio un uovo oggi o una gallina domani? Il vero guadagno ce lo avrà lo Stato, perché alla fine andrà a pagare meno pensioni. Allora, Landini e Fornero, qua vi chiedo di essere conclusivi. Si dà per scontato che i giovani non avranno la pensione, si pensa come risolvere un problema che si dà per esploso ormai. Landini, Fornero. Io credo che questo sia un grave errore. Io penso che uno dei problemi che dobbiamo pensare è proprio come mettere mano all'attuale sistema di pensioni proprio per garantire anche ai giovani un pezzo di pensione pubblica degno di questo nome. Allora questo è un tema che dobbiamo affrontare. Fornero. Io sono perché noi ci occupiamo soprattutto oggi del lavoro dei giovani. Io credo che i giovani si sentirebbero molto meno precari nella pensione se avessero un lavoro oggi meno precario. Promesse politiche che garantiscano una pensione domani possono essere scritte sulla sabbia. Invece misure politiche che oggi garantiscano il lavoro sono in grado di tutelare i giovani in maniera seria. Sapete perché allora esiste? Prego. Fare?
Allora facciamo bene, cancelliamo i voucher e cancelliamo tutte quelle forme di lavoro folli che questo governo ha messo in piedi, perché un giovane che viene chiamato col voucher non solo non ha la pensione, ma viene sfruttato anche il doppio. Allora io sono d'accordo, le leggi che sono state fatte a partire dal Jobs Act, così lo dico anche qui in italiano, sono leggi che vanno cancellate, perché determinano non solo che non ha la pensione, ma che uno viene sfruttato e non ha neanche i diritti sul lavoro. Questa è la cosa che dobbiamo fare. Professoressa faceva sì con la testa, abbiamo l'accordo con Maurizio Landini. Beh, Landini sa che io per il lavoro ho cercato di contrastare il lavoro precario. Sicuramente non gli è piaciuta la mia modifica dell'articolo 18, ma tutte quelle accuse di aver, diciamo così, irrigidito il mercato del lavoro venivano dirette a misure che cercavano invece di ridurre la precarietà. Allora vi dico l'ultima cosa. La precarietà e dare prospettive ai giovani sia oggi il problema più importante.